La seconda è più un parere che chiedo, più che una domanda, nel senso che dato che di lavoro mi occupo di informatica, volevo sentire il suo parere su l'uso corretto dell'informatica per i bambini. Potrei dire ragazzi al PC, ma sarebbe ripetitivo, ragazzi al tablet, però l'idea è un po' quella, cioè come porsi con i ragazzi sul corretto uso dell'informatica e del PC, che sta diventando, penso, per tutti una cosa sempre più importante. So the second question is more an opinion. So what is your opinion about what should be the good relationship of children with computers and IT in general? Because he's an IT technician and he has this kind of problem. He thinks it's a common problem nowadays. I think children should have access to computers as soon as possible, and that is very soon. I have a grandson who is 3 years old, and he started playing a few games on computer. He's not that interested, but he does it. Penso che i bambini debbano avere accesso al computer il più presto possibile, che è molto presto. Mio nipote ha 3 anni e ha già cominciato a fare qualche gioco al computer. Non è molto interessato, però gioca. I think what the media and many parents are discussing all the time is more the young people. How much time should they spend in front of a computer? Are they losing their social abilities? Are their bodies dying because they're sitting still all the time? To be very honest, I don't think that our generation is going to find an answer for that. I think those who are 14 years old now will find the answer. Credo che il problema del computer riguardi più che altro il rapporto nei giovani, nei ragazzi, i giovani, i genitori sono preoccupati, quindi la domanda, la preoccupazione dei genitori è quanto tempo è corretto, è giusto far passare il figlio davanti al computer. Sono preoccupati per la loro salute, per le loro relazioni sociali. Per essere veramente onesto, io non penso che la nostra generazione possa trovare una soluzione a questo. Credo che sia piuttosto la generazione dei ragazzi che adesso hanno 14 anni che potranno trovare la soluzione. 50 years ago there were scientists, intellectuals, media people who were very, very worried about what would happen in families when television came in. They were worried that people would stop talking together. They were worried that adults would rather watch television than take care of their children. And they were right. So maybe those who are seeing hell around the corner are also right this time. I don't know. 50 anni fa gli scienziati, gli intellettuali o persone che avevano a che fare con i media erano preoccupati per l'ingresso della televisione nelle case, avevano paura che le persone smettessero di parlarsi, che i genitori stessero davanti al televisore e non si occupassero più dei figli, e avevano ragione. Quindi forse le persone che hanno paura del computer, anche loro forse hanno ragione. So I think we have to face the fact that there are so many wonderful things about this technology that we would like to have and like to use, and then we would have to see what the costs are.
Credo che dobbiamo pensare al fatto di quali sono le cose positive che queste nuove tecnologie ci offrono, ci possono offrire, e di stare a vedere che cosa ci costano.